Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi, focus on Treno Hernandez. Focus on Treno Hernandez, il nostro Teo che si sta confermando, sta esplodendo definitivamente, sta facendo parlare di sé un po' dappertutto. Prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo del sito internet www.acmilaninside.com con notizie, interviste, foto, video. Tutto ciò che riguarda il nostro amato Milan. E vi ricordo l'appuntamento domani sera, ore 21, 21:30 circa, sul altro sito, non diciamo il nome, sull'altro sito per la live con Mirko dei Nirchiop, grande tifoso milanista. Ragazzo che è stato di una gentilezza e di una disponibilità fuori dal comune, il quale ci delizierà con qualche retroscena sul suo tifo, come nasce il suo tifo. Poi ragazzi, chiaramente fate delle domande se volete che gliele passiamo, cercheremo di inoltrargliele in maniera che lui possa rispondere un po' a tutti. Bene ragazzi, allora abbiamo detto video focus on Treno Hernandez. Che dire di Teo? Teo, allora, questa pausa per chi non lo conoscesse o per chi non lo avesse già conosciuto fuori ambito del Milan, c'è da mettersi le mani in faccia, nei capelli, dappertutto per te, oh? Oddio, mi sono rovinato. Si è fatto notare a livello internazionale perché le nazionali danno questa opportunità di farsi conoscere, capelli indomabili stasera. Stamattina, perché ho detto stasera? Oddio, stamattina. Scusate, Teo che si è fatto conoscere a livello internazionale, torniamo un attimino seri, perché le nazionali danno questa opportunità di farsi vedere, di farsi notare ad un livello più ampio. Già con il Milan aveva fatto vedere le sue qualità, finora limitate al campionato, alla Coppa UEFA. Ora anche in Champions e con la nazionale, soprattutto nella Nation League, ma saremo sicuri, siamo sicuri che sarà protagonista anche nei prossimi mondiali. Con un Deschamps che ha provato a snobbarlo il più possibile. Vabbè, scherzi a parte, lui ha detto che lo teneva già sotto controllo. Preferire Digne o preferire il fratello adattato. C'era da farsi qualche domanda sul perché non venisse convocato. È chiaro che dal punto di vista del tifoso la convocazione nazionale quando non si tratta di mondiali o di europei è sempre un po', come dire, è sempre un po' un rischio perché è vista di cattivo occhio perché è sempre un rischio per infortuni, problemi, roba varia, però c'è da dire che da un punto di vista più oggettivo e soprattutto dal punto di vista dei ragazzi e di Teo nel particolare, la convocazione nazionale rappresenta il massimo, l'orgoglio più grande dal punto di vista patriottico. Teo, allora, è stato protagonista con quel gol che ha sancito la vittoria sul Belgio in semifinale di Nation League, al di là di due partite fatte in maniera positiva.
Teo, che ricordiamo è arrivato nel 2000, nella stagione 2019-2020, il maestro Giampaolo lo panchinava per far giocare Ricardo Rodriguez. Vabbè, meno male che poi se n'è andato. È arrivato qualcuno che ci capisce di calcio leggermente di più e ha capito che non poteva stare fuori. Prima stagione ottima, seconda meglio della prima, la terza ha un difetto, Teo, nel senso gli inizi di stagione sono sempre un po' col freno a mano tirato. Evidentemente è una caratteristica del suo organismo quella di entrare un po', diciamo, in ritardo, mettiamo così, un po' più dopo in condizione, ecco, mettiamola così, però quando ci entra poi è inarrestabile. Quella fase è finita già, sono sempre quelle 3, 4, 5 partite iniziali dove gioca così, poi prende il largo per tutta la stagione, col Venezia gol e assist, con l'Atalanta di fatto due assist, gol con la Francia e prestazioni nelle ultime partite molto positivi. Il ragazzo, a quello che si dice di un terzino offensivo, è che deve sempre migliorare in difesa, nei comportamenti, nelle movenze, nelle tattiche, per così dire, difensive. Teo sta migliorando anche da quel punto di vista, perché il difetto principale di Teo era quello spesso di essere preso alle spalle, di essere bucato alle spalle in profondità dall'avversario. Molte volte recuperava con la sua velocità, con la sua prepotenza fisica, altre volte non ci riusciva. In questo inizio di stagione ha commesso un unico vero grande errore, coadiuvato da Saelemaekers, o Saelemaekers, più bello, in quel gol subito contro la Juve, dove ha sbagliato prima dal punto di vista tecnico e poi ha sbagliato ad uscire cercando l'anticipo, poi non ce l'ha fatta più a recuperare. Oddio, ce l'avrebbe pure fatta, ma se avesse commesso fallo sarebbe stato espulso e non vale la pena minimamente dopo pochissimi secondi barra minuti dall'inizio della partita. Teo ad oggi può rientrare tranquillamente nei primi 5, se non nei primi 3 terzini sinistri più forti. Poi è sempre una questione sottile analizzare il più forte, perché se uno vede i gol non ha uguali, se vede gol e assist non ha uguali. Se vede la completezza, vero è che per esempio Robertson, lo stesso Davis del Bayern Monaco, anche se non è stratitolare, altri terzini sinistri a quel livello, difficile trovarli, difficile. Mi viene difficile trovarli, quindi nella top 3 sicuramente, però se continua questo processo di crescita, ragazzi, non avrà difficoltà a diventare il terzino più forte, terzino sinistro più forte al mondo. Le qualità offensive ce le ha tutte, a tiro, a cross, a tecnica, a fisico, a velocità, a tutto. È vero che deve migliorare in zona difensiva, ma già lo sta facendo, già lo sta facendo e sta crescendo anche dal punto di vista tattico quando gli vengono chieste cose diverse, come nell'ultima partita contro l'Atalanta, perché difatti non ha fatto la sua solita partita. Sì, l'ha fatta dal punto di vista delle sue scorribande, ma giocare in una posizione più centrale per un terzino non è scontato. E lui l'ha fatta egregiamente, fornendo due assist di fatti dal centro del campo, cioè dalla zona centrale del campo.
è per Calabria, è per Leao. Dobbiamo godercelo. Ha il contratto di scadenza in 2024 e io, è vero è che possiamo stare tranquilli, ma comincerei a tutelarlo. Poi il fatto che ha come idolo il nostro dirigente, ma soprattutto il capitano Paolo Maldini, la dice lunga sul milanismo che ha Theo Hernandez. Speriamo che potremo presto vincere dei trofei con lui protagonista. Ragazzi, io vi saluto, vi ridò appuntamento a domani con la live con Mirko De Nirchio. Vi saluto, vi ricordo il like, iscrizione, campanella, tutti i profili social con i link qui in descrizione. E vi saluto ragazzi, sempre Forza Milan, alla prossima. Ciao e grazie.